facciamo comprare a casa. Però questo è come il Nobel a Obama, una cosa preventiva, non va bene. Allora, noi viviamo in una società violenta perché è nata dalla violenza. Il mondo che noi viviamo oggi, ovvero quello che è seguito alla guerra fredda, è un mondo che è stato progettato con ampio anticipo per chi il potere ragiona in questa maniera. Il potere non fa mai nulla di improvvisato, è stato progettato con largo anticipo ed è stato progettato sulla base della violenza, la violenza fisica e soprattutto la violenza psicologica, che è frutto anche della violenza fisica. Mi spiego meglio. Nel 1977, quando il mondo era diviso in due, c'era l'Unione Sovietica da una parte, gli Stati Uniti dall'altra, e quando paradossalmente c'era forse l'unico presidente degli Stati Uniti, almeno negli ultimi 50 anni, che era più diciamo disposto ad accettare un mondo che non fosse esclusivamente prevaricatore, sto parlando di Jimmy Carter, accade qualcosa, perché insomma il presidente si conta, ma contano anche molto le persone che stanno intorno, e conta il gruppo di potere che sta intorno al presidente degli Stati Uniti, e quel gruppo di potere era diverso dal suo presidente. Il suo allora ministro degli esteri, che era un polacco, che era fuggito dalla Polonia nella seconda guerra mondiale, e si chiama, c'ha un nome difficile da pronunciare, Zbigniew Brzeziński, e aveva due caratteristiche, essendo polacco: era profondamente anticomunista, perché i polacchi sono anticomunisti, lo erano anche dopo la rivoluzione d'ottobre, e profondamente antirusso, e oggi lo stanno dimostrando ampiamente, anche perché identificava nella Russia l'Unione Sovietica di allora. E lui, senza nemmeno farsene rendere conto dal suo presidente, gli piazzò davanti un documento che il presidente firmò, come faceva tutti i giorni, che firmava tanti documenti. Cosa diceva questo documento? Da questo documento era il preambolo del mondo che abbiamo noi oggi. Questo documento diceva: la guerra fredda deve finire. Ma non è che deve finire perché la guerra fredda è una brutta cosa e il mondo deve vivere in pace, in armonia, non con due blocchi ma con infiniti blocchi che collaborano tra di loro. La guerra fredda deve finire perché noi dobbiamo dominare, dobbiamo essere l'unico blocco che domina tutti quanti gli altri. E tutto questo deve avvenire ovviamente attraverso la liquidazione dell'avversario. Il metodo usato, un metodo diciamo che si è ripetuto dopo 40 anni, perché il metodo attiro l'avversario in una trappola, gli faccio scatenare una guerra, e attraverso questo conflitto io lo distruggo, lo anniento. All'epoca il luogo in cui fu attirato l'avversario, che era l'Unione Sovietica, fu l'Afghanistan. L'Unione Sovietica abboccò completamente a quella trappola. Sto parlando di trappola non perché sono mie elucubrazioni, perché l'ha raccontato Brzeziński, cioè lui ha spiegato come, perché, quando e in che modo hanno distrutto l'Unione Sovietica attraverso questo sistema. L'Unione Sovietica è stata attratta nella trappola ed è stata distrutta. Il punto però era un altro: se si crea un nuovo mondo, bisogna creare delle regole di questo nuovo mondo, e bisogna creare anche qualcuno che diriga queste regole e che stabilisca cosa è giusto e cosa è sbagliato. E questo qualcuno ovviamente dovrà essere gli Stati Uniti d'America. Però si poneva un problema: come fanno gli Stati Uniti d'America a governare un mondo
che è liberato dal duopolio con l'Unione Sovietica? Perché il mondo dovrebbe seguire ciò che dice Washington per forza? Perché non è obbligato, cioè nel momento in cui non c'è più la guerra fredda, tutti liberi, ognuno per sé. Come si fa a non arrivare a un punto del genere? Beh, così l'hanno pensata gli statunitensi. L'hanno scritto, l'hanno raccontato in tanti modi, all'epoca lo scrissero in tanti documenti. Ovviamente si sta parlando ancora della fine degli anni 70, quindi la guerra fredda era ancora lontanissima da cessare. Ma loro già hanno deciso, perché così ragionano loro, ragionano con decenni di anticipo, anni di anticipo. Oggi si sta pensando a come sarà il mondo nel 2040, nel 2050, 2030 già è troppo vicino, 2040, 2050. E se non piace quel mondo, ovviamente c'è tutto il tempo per aggiustare la rotta e per indirizzarlo dove si vuole portarlo. E questo è il grande vantaggio di chi ha il potere, di quel tipo di potere, perché c'è un potere che vive un po' più alla giornata, quel tipo di potere non vive alla giornata. Il grande vantaggio è sempre 1, 2, 3, 4, 10 passi avanti agli altri. E noi, che non ragioniamo in questa maniera, aggiungo io purtroppo, dobbiamo semplicemente difenderci, dobbiamo ogni volta trovare un modo per tappare il buco della falla che si sta aprendo, che sarà già decisa 10, 20, 30 anni prima, e quindi non abbiamo nessun modo di incidere. Allora, cosa pensarono gli intellettuali che erano intorno a quel gruppo di potere? Bene, allora gli Stati Uniti si reggono su un cardine fondamentale, e questo cardine è la cultura. Lo so che è una cosa che suona strano, perché noi pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo alle armi, no? Pensiamo alle forze armate. Si reggono su un cardine fondamentale che è la cultura. È stato anche negli anni successivi identificato con un nome, soft power, che è il potere gentile, il potere dolce, il potere che non si impone teoricamente con le armi. La cultura statunitense è dominante, almeno in Occidente. Se pensiamo a come mangiamo, a cosa leggiamo, a cosa vediamo al cinema, a cosa facciamo, a come vestiamo, a cosa ascoltiamo, la musica, qualsiasi cosa, è una cultura dominante. Perché il modo migliore per convincere qualcuno a fare qualcosa è far sì che questa persona diventi te stesso. Se io posso trapiantare, se potessi trapiantare il mio cervello in tutti quanti voi, stiamo sicuri che tutti quanti incominciereste a agire come me. Non c'ho bisogno di convincervi, perché siete già me. Per questo la cultura è la cosa più importante di tutte. E questo hanno fatto gli Stati Uniti da sempre. Il piano Marshall non era un piano economico, era un piano di imposizione culturale. Perché hanno capito una cosa prima di noi: la cultura entra nelle menti delle persone, entrando nelle menti delle persone le porta a agire in un certo modo senza bisogno di fare altro, perché la pensano esattamente come te. Allora, il punto è che quello che avevano valutato era che la cultura da sé loro non erano in grado di imporla anche al resto del mondo, anche all'Occidente, anzi scusate, all'Europa post-comunista e al resto del mondo, perché si erano resi conto, anche giustamente, che la loro cultura passava attraverso un altro veicolo, che era quello delle armi, perché loro sì, imponevano la cultura, ma la potevano anche imporre grazie al fatto che avessero le forze armate più potenti del mondo e potessero imporre la paura sugli altri. Cioè la paura era lo strumento che scardinava i sistemi, scardinava le menti delle persone, e attraverso questo, una volta che è aperto, c'era un varco, lì facevano entrare la Coca-Cola, il McDonald's, la musica rap e tutto quanto il resto. Però si poneva un ulteriore problema, perché quando uno risolve un problema poi se ne pone un altro, insomma, e loro andavano avanti in questa maniera. Qual è l'ulteriore problema? Come faccio
a imporre con le armi qualche cosa. Se il mondo improvvisamente è libero, non è che posso arrivare e incominciare a fare guerre a destra, a manca, perché io sono gli Stati Uniti d'America, perché il mondo non mi segue in quel caso lì. Anche lì, perché il punto di partenza di base è: noi viviamo nella società del consenso. Io ho bisogno del consenso della popolazione, bisogno del consenso della popolazione degli altri paesi, ma anche del mio, perché io devo dire ai miei concittadini il perché vado a fare una guerra, il perché devo colonizzare mezzo mondo, il perché ho bisogno di tantissime persone che si arruolano nelle forze armate, perché devo andare in giro per il mondo a portare soldati. E lì è venuto l'altro punto, l'altra idea. Allora, noi abbiamo bisogno, poi le idee più efficaci sono quelle più semplici di tutte, noi abbiamo bisogno per funzionare di un nemico. Gli Stati Uniti funzionano solo se hanno un nemico, fino a quel momento l'Unione Sovietica, cioè ha bisogno di un altro nemico. E questo altro nemico viene individuato sempre dai think tank americani, quindi da quelli vicini alla Casa Bianca, da quelli vicini al Pentagono, al potere, viene indicato nel mondo islamico. Perché il mondo islamico aveva alcune caratteristiche che funzionavano benissimo, era un mondo sconosciuto, almeno per i cristiani, non c'era l'idea, sono gli islamici, le crociate, Saladino, queste cose strane e così, quindi un mondo del tutto imperscrutabile, poi con questi, le donne col velo, insomma, è misterioso, quindi si può, quando c'è un mistero lo può riempire di qualsiasi cosa, poi il mistero di solito inquieta le persone devono conoscere qualcosa per essere più tranquille, no? Se vedete uno incappucciato, magari di notte, viene un minimo di paura. Chi è questo? No? Il volto scoperto, essere chiari, essere trasparenti, tranquillizza gli altri. Il mondo islamico non lo faceva, almeno nei confronti dei cristiani, così avevano valutato gli americani. Quindi il mondo islamico. E quindi il mondo islamico ci deve portare il terrore, ci deve portare la paura in qualche modo, perché noi dobbiamo combatterlo. E qual è il modo migliore per portare la paura? Lo dice la parola stessa. Per portare il terrore ci vuole lo strumento che lo porta, ovvero si chiama terrorismo. Perché il terrorismo non è ridotto, non è, scusate, diretto alle vittime. Se io ammazzo qualcuno, è evidente che la prima vittima del terrorismo è colui che muore, ma in realtà a me non me ne frega niente chi ho ammazzato. A me interessano quelli che rimangono vivi. Il terrorismo colpisce i sopravvissuti, i vivi, coloro che non vengono mai colpiti dal terrorismo. Sono loro le vere vittime del terrorismo. E quindi, se io creo il terrorismo islamico, ho vinto la mia battaglia. Questo è quello che sostenevano, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, le élite negli Stati Uniti d'America. E l'hanno fatto. Hanno costruito nell'arco del tempo, e per costruirlo hanno dovuto scatenare delle guerre, perché il mondo non è stato mai così tanto in guerra come dopo la fine della guerra fredda. Negli anni 90 il mondo è stato sconvolto letteralmente dalle guerre ovunque. Sono state guerre in Sud America, l'Africa è stata devastata dalle guerre, guerre in Asia, c'è stata una guerra in Europa. 10 anni di guerra, dal 91 al 2001, nella ex Jugoslavia. Le guerre hanno aperto la possibilità di poter allevare terroristi. Dopodiché il terrorismo si è scatenato, è iniziata la paura, perché non sono state quelle guerre a portare la paura, è stato il terrorismo successivo a portare la paura. E la paura ha un effetto straordinario, perché noi esseri umani siamo tutti quanti esseri viventi, e gli esseri viventi si muovono essenzialmente, la cosa che li smuove più di qualsiasi altra cosa è la paura. Noi grazie o a causa della paura facciamo cose inimmaginabili, addirittura credo che fisicamente proprio l'uomo, l'essere umano, se cerni delle sostanze che ci fanno diventare, credo abbiano anche dimostrato, dei super uomini, cioè acquisiamo fisicamente più forza fisica e più sensibilità quando siamo impauriti. Quindi la paura è stata il grimaldello
E come è arrivata tra di noi la paura? La paura è arrivata attraverso, diciamo, lo strumento più utilizzato della modernità, ovvero il cinema. Quando è iniziato il nuovo millennio, in un luogo a qualche migliaio di chilometri da qui, pieno di grattacieli, improvvisamente è partito un film. Un film che è durato un'ora e mezzo. Esattamente un'ora e mezzo. Quanto durano i film? Questo film ha ipnotizzato l'intera popolazione mondiale. È stata una fotografia che si è stampata nel cervello di miliardi di persone. È stato l'unico evento nella storia che è ricordato per una data. Non esiste nessun altro evento storico che è ricordato per una data. Se io vi dico 1° settembre del 39, o vi dico 1° settembre, nessuno gli viene in mente che è la data dell'inizio della seconda guerra mondiale, o quantomeno pochi lo sanno, eppure è la data d'inizio di una cosa che ha devastato il pianeta. Vi posso dire, qualsiasi data non ha lo stesso effetto. Se vi dico 11 settembre, non ho nemmeno bisogno di dire l'anno. Tutti, almeno quelli che avevano una certa età, sapevano esattamente cosa stavano facendo, nemmeno si ricordano quel giorno, sapevano esattamente cosa stavano facendo in quel momento lì. Perché è stato qualcosa che si è stampata nel cervello di ciascuno di noi. Il film più potente mai prodotto. E il film ovviamente deve avere delle caratteristiche. Il film ha dei cattivi e dei buoni, ha delle vittime, degli eroi, ha il dramma, ha la sorpresa, ha tanti colpi di scena, ed è esattamente quel che è successo. Questo film è stato così potente da costringere, anzi da convincere, delle popolazioni che, come quella statunitense o quella britannica, che tradizionalmente hanno tanti difetti, ma fanno della libertà individuale il loro punto di forza, perché vengono da quella cultura, a convincere a rinunciare alla libertà individuale, come mai era successo nella storia e mai nessuno era riuscito a convincere quelle popolazioni. Ci sono riuscite con un film. Improvvisamente sono apparse leggi che degne di uno stato totalitario. Hai ragione, le mosche sono tremende. Secondo me le mosche sono mandate da Palazzo Chigi. No, sono dei piccoli droni. Sono della NATO, esattamente. Questo è la fase 3 della paura, le mosche. Allora, non mosca, ma proprio le mosche. Esattamente. Drone mosche. Allora, dicevo, l'Occidente ha accettato delle regole assurde, stavo spiegando bene prima, il potere si esercita se stesso veramente quando riesce a imporre delle cose che non hanno senso. Ha un senso quando si sale su un aereo svuotare la bottiglietta d'acqua per poi riempirla appena oltre un metal detector? Sempre acqua è, io sempre quella porto. Ha un senso posare, lasciare una penna, magari perché una penna stilografica che è troppo appuntita, che non può salire sull'aereo, e poi salgo sull'aereo e mi danno la forchetta e il coltello di ferro? Sono delle cose che non hanno senso, ma ne potrei elencare tantissime, eppure non le abbiamo accettate. Non ha senso, cioè riuscire a imporre qualcosa di assurdo è l'esercizio che il potere fa per dimostrare che esiste e per, diciamo, accorgersi che ha in mano le persone. E questo è stato fatto. La paura ha aperto come una apriscatola le nostre menti e loro sono entrate dentro di noi. Però poi, visto che la paura si costruiva attraverso un meccanismo che identificava sempre in qualcosa di fisico
il nostro nemico, e in quel caso era un uomo con la barba lunga, a un certo punto dichiari guerra a quest'uomo, in nome della guerra a quest'uomo fai tutto quello che vuoi, nessuno ti può dire nulla, poi quest'uomo muore, a un certo punto muore, e mo che facciamo? È morto, o almeno, diciamo, ci dicono che è morto, perché in realtà della sua morte esiste solo una fotografia. In questa fotografia si vede il Presidente degli Stati Uniti, il Ministro degli Esteri degli Stati Uniti e un po' di altre persone sono di fronte a un televisore che stanno così. Allora, per quanto mi riguarda, potevano vedere la finale del Super Bowl. Cioè, non si sa bene cosa stessero guardando, perché non si guarda, la fotografia non è di spalle rispetto a loro, è di fronte. Diciamo che è morto, perché così ci hanno raccontato. E anche questo, l'esercizio del potere, ci dobbiamo fidare di ciò che ci raccontano. Come siamo fidati di ciò che ci hanno raccontato di quel che è accaduto l'11 settembre, che è la cosa più innaturale che possa esistere. Perché, insomma, due giorni dopo l'11 settembre, il primo giorno non lo calcoliamo nemmeno perché era follia totale per tutti quanti, arriva davanti a noi il capo dell'FBI e ci dice: allora, noi abbiamo scoperto che gli attentati sono stati fatti da 19 persone, questi sono i nomi, che li hanno fatti in questa maniera, queste persone hanno fatto le seguenti cose negli ultimi 6 mesi, hanno incontrato queste persone, e poi si sa, loro spiegano che sanno chi sono le persone che loro hanno incontrato, che cosa hanno fatto le persone che loro hanno incontrato negli ultimi 6 mesi, chi ha organizzato la cosa, chi l'ha finanziata, chi è stato il basista, chi ha messo i soldi, qualsiasi cosa, in un giorno. Cioè, noi sono 44 anni che aspettiamo di sapere esattamente chi ha rapito Aldo Moro, no? Non è che noi italiani siamo assurdi, perché effettivamente 44 anni sono troppi, ma per riuscire a studiare una cosa così complessa ci vuole un minimo di tempo, devi interrogare i testimoni, devi scoprire, non lo so, cioè, l'unico modo che hai per saperlo è che l'hai fatto te, quindi lo sai, ma comunque, anche se l'hai fatto te, un minimo di organizzazione, cioè, non esiste in natura una cosa del genere, neppure l'abbiamo accettata. L'abbiamo accettata. Abbiamo accettato qualsiasi cosa. Poi muore questa persona, dice, e mo che succede? È morto. Muore questa persona e riappare un altro uomo con la barba. Che gli uomini con la barba sono una costante, per fortuna. No, ecco qua. Infatti mi allontano. Allora, arriva un altro uomo con la barba. E questa volta l'uomo con la barba porta la paura a un livello superiore. Perché non è più paura di una persona che ti si avvicina con una cintura piena di bombe. Che comunque una persona con cintura piena di bombe è in qualche modo individuabile, infatti ogni tanto qualcuno chiama la polizia, c'è quello che ha il giubbotto troppo gonfio, quello che ha lo zaino, no, c'è un modo in qualche modo per stare lontano da quella paura, no? E poi quella paura si identifica sempre, salti in aria, un aereo, una cosa, io mi tengo lontano e non mi succede niente. Invece la paura successiva è una paura ancora più pervasiva, perché tu è una paura che entra dentro la tua quotidianità, non sai più da dove arriva, tu cammini per la strada e vieni messo sotto da un camion, attraversi la strada ed è verde e c'è la macchina che viene, io incomincio, cioè, e poi è una cosa istintiva, c'è stato un periodo in cui quando attraversavo la strada ed era verde mi preoccupavo, infatti ho incominciato ad attraversare col rosso, perché almeno sapevo, no? Mi preoccupavo perché vedevo arrivare una macchina che doveva frenare e incominciavo a pensare, ma frenerà oppure no? Ci fu vicino a casa mia, a Roma dove abito, nel mio quartiere, a 500 metri da casa mia, un'auto che una volta travolse dei pedoni che attraversavano col verde e subito sui giornali l'attentato, l'ISIS è arrivato in Italia, no? E le cose, era una che si era presa non so quante pasticche di droga, che aveva
Però era questa la cosa. Cioè, non c'era più un luogo dove eri al sicuro. Perché il pericolo ti arrivava dalle cose quotidiane. E chi non, quando non c'erano quelli fatti fuori in questa maniera, c'erano quelli fatti fuori a coltellate, perché il livello era differente, ma se uno ha un coltello non riesce a individuare, una persona normale che entra in un concerto e incomincia a coltellare le persone, non è più nemmeno tranquillo andare ai concerti, andare allo stadio, nessuna parte. E quindi il livello di paura si è alzato, e con il livello di paura alzato, elevato, hanno fatto passare altre cose. Nel frattempo, mentre tutto questo accadeva, la nostra società cambiava. La nostra società è cambiata profondamente negli ultimi 30 anni. È un'altra cosa. E siamo stati ricacciati indietro, di volta in volta, perché poi la paura ti porta a isolarti. E quando ti isoli la comunità viene meno, e quando la comunità viene meno tu sei debole. Perché tutto quello che noi abbiamo conquistato fino ad oggi, cioè quello che siamo noi oggi, la ricchezza materiale e intellettuale che abbiamo nella nostra società, esiste perché delle persone nel passato, negli ultimi 200 anni, sono raccolte in comunità e hanno lottato come comunità, che si potessero chiamare sindacati, partiti, movimenti di ogni genere. È la massa che fa la nostra forza, mentre invece il neoliberismo, che è colui che ci vuole distruggere, che ci vuole dominare, predica esattamente l'opposto: l'isolamento delle persone, tante isole. Allora, l'ISIS va avanti e a un certo punto il secondo uomo barbuto muore anch'esso. Anche in questo caso non ci viene spiegata, non ci viene data nessuna spiegazione, una semplice riga: al-Baghdadi è morto. Come, quando, perché, chi l'ha ucciso, fateci vedere il corpo. È morto. Fine. A quel punto, mo siamo liberi. Possiamo uscire, fare quello che ci pare, non ci sono più regole, tolgono le leggi assurde sui viaggi o qualsiasi altra cosa, possiamo andare in giro. E invece no. Perché la paura viene elevata a un altro livello. Questa volta la paura entra nell'intimo di ciascuno di noi. Perché la paura viene dal nostro vicino di casa, dalla persona che incontriamo per caso sull'autobus, viene dai nostri familiari, dai figli, dai genitori, dal nostro miglior amico, viene da chiunque. Tutti possono portare la paura. E non è più protezione. L'unica protezione che hai è isolarti dal resto del mondo. Non hai altra protezione. E questo ti annienta, ti accetta, diciamo, fa sì che tu accetti di fare cose che non avresti mai pensato di fare. Allora, questo innalzamento del livello di paura può non avere mai fine, perché poi a un certo punto sparisce anche questo tipo di paura, ne arriva un'altra ancora, e quest'altra ancora ci porta al fatto che non è che io posso morire, moriamo tutti, perché la paura che c'è oggi è quella della sparizione del pianeta, che è la paura più alta che c'è, restando le altre. Quindi è una somma di cose, e quindi ti porta ad accettare ancora altre cose. Tutto questo è avvenuto attraverso una programmazione che è stata fatta con ampio anticipo, è stata narrata, cioè non l'hanno nascosto, l'hanno declamato, l'hanno detto, bastava andare a vedere. E non l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto quando oramai erano tutti scappati, quando abbiamo chiuso il cancello, non c'era più nessuno dentro. E tutto questo si è accompagnato attraverso un'altra cosa. Perché noi viviamo dentro una democrazia, e o almeno questo è il sistema in cui viviamo. La democrazia si basa su alcuni punti cardine,
adesso io non sono un giurista, non voglio entrare non voglio fare una spiegazione di come funziona la democrazia, ma per il senso comune la democrazia si basa su un concetto che è fondamentale, tanti, ma uno è fondamentale, che sarebbe la libertà di parola. La libertà di parola caratterizza la democrazia, o almeno così ci viene detto, e lì possono, si può parlare liberamente, no? Gli Stati Uniti ognuno può dire quello che vuole, in Russia non si può, ti arrestano. Quindi la libertà di parola è un punto essenziale della propaganda, quantomeno. Il punto è un altro, lo hanno spiegato bene chi ha pensato queste cose. Non è la libertà di parola la parte essenziale, perché se ci pensate bene, chiunque è libero di parlare in qualsiasi regime si trovi, sempre. Perché se io, perché dovete sempre pensare il caso estremo, no? La libertà di parlare io ce l'ho anche in un regime totalitario. Mi metto, vado in una cascina in campagna, mi chiudo in una stanza e mi metto a parlare. Sono io da solo, parlo ore, giorni, insulto il dittatore, insulto chi cavolo mi fa, sto parlando. Nessuno mi fa nulla perché non ho nessuno che mi sta ascoltando. Nella dittatura così funziona. Io dico le cose ma non mi devono ascoltare, se qualcuno ti ha ascoltato, no, allora siamo tranquilli. Nessuno ti ascolta. Il punto della democrazia è esattamente questo. Non è avere il diritto di parlare, ma è il diritto di essere ascoltati. È lì il punto. Nelle nostre costituzioni, nelle nostre leggi, si parla sempre di libertà di parola. Non è quello il punto, è il diritto di essere ascoltati. Quella fa la democrazia. Perché io vado in giro e posso dire quello che voglio di fronte a altre persone che mi sentono. Se io insulto il Presidente del Consiglio, qualcuno mi ascolta. Quello è il diritto che dobbiamo avere. E fa la grande differenza. E su questo loro hanno agito. Loro sapevano benissimo che questo è il punto fondamentale della democrazia, ma che le leggi sono scritte in un altro modo. E quindi hanno agito esattamente su questo punto qui. E come l'hanno fatto? Attraverso l'introduzione di parole nel nostro uso comune, nel nostro vocabolario. Singole parole che hanno trasformato la nostra società e che hanno ridotto la democrazia a uno scheletro. Perché hanno agito esattamente su quel punto, su quella leva, il diritto di essere ascoltati. Quali sono queste parole? Parole che sono susseguite, adesso non vi racconto la genesi, come sono entrati nella nostra cosa, perché sarei troppo lungo, ma queste parole sono entrate, che non esistevano almeno alcune di queste nel nostro vocabolario, sono entrate nel nostro uso comune e ne abbiamo dato noi il significato. Perché la forza è anche quella, se io devo convincerti di qualche cosa, qualcuno magari ti convinco, ma fino a un certo punto, se sei tu a autoconvincerti è totalmente un'altra cosa, ha una forza incredibile. Allora, la prima di queste parole è la parola complottista, una parola che non esisteva nel nostro vocabolario e si è introdotta con l'11 settembre, nel senso, cioè, io adesso vi sto dicendo le cose che sono state pensate da qualcuno, proprio pensate, cioè messa a tavolino, pensate adesso ci inventiamo delle cose, ci sono delle aziende, si chiamano agenzie di comunicazione, agenzie pubbliche relazioni che lavorano per gli stati, per i governi, hanno dei fatturati mostruosi, di cui nessuno parla, che fanno questo di mestiere, cioè creano il nostro immaginario. Una di queste qui si occupa in particolare di parole, cioè cambia la storia, il corso della storia, introducendo parole nell'uso comune. Lo fa sempre ed è efficientissima, riesce sempre a cogliere l'obiettivo. Allora, la prima di queste parole che questa agenzia di comunicazione, si chiama Ruder Finn, ha sede a New York, ha introdotto è la parola complottista, una parola che non esisteva, non aveva un senso, perché il complotto sono delle persone che si mettono d'accordo per commettere un reato di qualsiasi genere, di solito colpi di Stato, assassini, cose di questo tipo qui,
complottare l'azione, non esisteva la parola del, non esiste una parola per dire colui che fa il complotto. Quindi complottista, a rigor di logica, dovrebbe essere questo. Invece no, ha totalmente un altro significato, non c'entra niente. E siamo stati noi a dare quel significato. Qui sta la bravura anche in chi fa, crea queste cose. Siamo stati noi a dargli un significato. E il significato di complottista è un matto. Complottista è una persona disturbata, è un matto, è uno che crede nelle favole, nella fantasia, è una persona da non ascoltare, perché se è in buona fede è semplicemente un matto, se è in cattiva fede è una persona che vuole traviare gli altri per portarli chissà dove, per distruggere il sistema. Quindi non va ascoltato. Il complottista è una persona afona. Quando parla non lo si ascolta. Se parla in TV, togliete l'audio. È come se il complottista è una persona che si esprime con labiale. Non ha suono quel che lui dice. Si toglie il diritto di essere ascoltati. Poi c'è un'altra parola, che sempre la stessa agenzia Rutherfin ha aggiunto la parola complottista. Questa è una parola esistente e ha un significato molto preciso. La parola è negazionista. Negazionista vuol dire colui che nega l'olocausto, quindi ha un significato. Chi sono coloro che negano l'olocausto? I nazisti, ovviamente, no? Allora, il nazista, se qui arrivassero delle persone vestite da SS facendo il saluto hitleriano, probabilmente o verrebbero cacciate o ce ne andremmo noi. Se qui venisse un nazista a parlare, voi non lo ascoltereste. L'importanza dell'introduzione della parola negazionista da affiancare al complottista, che il negazionista è una persona che da non essere accostati a questa persona, da non seguire nelle azioni che fa. E qui toglie un altro diritto che noi abbiamo, perché noi abbiamo il diritto nelle democrazie di dimostrare, di protestare, di andare in piazza e dire quello che pensiamo. Ma nessuno di noi seguirebbe una piazza dove l'oratore si chiami Adolf Hitler, no? A occhio, mi pare di vedere dalle caratteristiche di abbigliamento, fisiche e quant'altro, non mi pare che Hitler abbia grande seguito qua dentro. Bene, non lo segui un nazista. E quindi colui, il negazionista, che va in piazza a protestare, va in piazza da solo o va in piazza con altri negazionisti, ma chi non si sente negazionista in piazza non ci va. E quindi togli un'altra arma al dissenso, non lo fai parlare, o meglio, non lo ascolti, e poi riduci al nulla la possibilità che questi possa aggregare una massa che protesta per le strade. Poi c'è una terza parola. Questa parola è stata creata attraverso un personaggio, sempre la Rutherfin, hanno trovato un campione di videogiochi che lavorava per loro e l'hanno utilizzato come cavallo di Troia per introdurre quest'altra parola. Hanno scritto un libro, la Rutherfin, sempre affibbiandola a questa persona, un libro, hanno fatto un documentario, hanno aperto un sito internet. Che cosa contenevano queste cose fatte benissimo, molto convincenti? Sostanzialmente argomentavano che la Terra fosse piatta. Era fatto veramente bene, cioè questo documentario, il libro, l'hanno fatto benissimo, un sito. Bene vuol dire che porta gli argomenti convincenti. Molte persone intelligenti dicono: ma in effetti potrebbe anche essere piatta. E quando è così trovi sempre almeno 5, 10, 50, 100, 1000, 500.000 persone che nel mondo che dicono: in effetti questa persona potrebbe aver ragione, vado a sentirla. Non ha importanza quante sono le persone, l'importante è che esistano, perché il fatto che esistano dei persone che credono che la Terra sia piatta è di per sé una leccornia per i media,
È come prendere un gatto, vestirlo da nazista e mandarlo sulla scrivania del presidente degli Stati Uniti che cammina così, che alza la zampa. Se ci fosse un filmato del genere, farebbe miliardi di visualizzazioni, no? Perché è esattamente l'assurdità che noi cerchiamo. E ovviamente uno che pensa alla terra piatta rientra in questa categoria. Quindi i media hanno incominciato a fare dei servizi, servizi fotografici, cose in cui andavano nei convegni di questi personaggi che credevano la terra piatta, dicendo guardate chi c'è. E questi facevano fotografare, e il punto qual era? Che il resto dell'umanità, quantomeno quella occidentale, doveva essere cosciente che esisteva al mondo da qualche parte qualcuno che credesse che la Terra fosse piatta. Era sufficiente questo. A quel punto è stata introdotta la parola terra piattista. Quindi al mondo ci sono dei terrapiattisti. Io so che ci sono. Il fatto che so che ci sono potrebbe apparire un terrapiattista improvvisamente dietro l'angolo, no? Ops, è arrivato il terrapiattista e uno rimane un po' così. Ovunque potrebbero arrivare, potrebbero sbucare da qualsiasi parte, e quindi posso, quando a un certo punto questo termine è stato affiancato al negazionista e al complottista. Il terrapiattista è qualcuno che rifiuta tutto del nostro mondo. Perché ovviamente terra piatta rifiuta qualsiasi forma di progresso scientifico, cioè da Galileo a Copernico non esiste più nulla, ma non solo in campo scientifico, matematico, astronomico, qualsiasi cosa che ha prodotto il pensiero scientifico in qualsiasi direzione da quel momento in poi, ma perfino Cristoforo Colombo non avrebbe mai scoperto l'America, perché insomma se la terra fosse stata piatta sarebbe andato nelle Indie, no? Così come pensavano tutti quanti gli altri. Allora, quindi è qualcuno che va oltre, cioè qualcuno da ridicolizzare. Quindi ho un matto che è pure nazista e che lo ridicolizzo perché è un povero mentecatto. E così quando nel gennaio 2020 ci viene raccontata una menzogna assurda, cioè se uno la va a vedere nel suo dettaglio è una menzogna assurda, noi ci crediamo. Che cos'è questa menzogna assurda? Esce su un giornale scientifico, sul più importante giornale scientifico del mondo, che si chiama The Lancet, esce un articolo firmato da 27 eminenti scienziati. Questo articolo racconta una storia, nel momento in cui i virologi che apparivano in televisione dicevano del virus che arriva, di questa cosa strana che sta in Cina, non sappiamo assolutamente nulla, non sappiamo che cos'è questo virus, non sappiamo quali sintomi abbia, non sappiamo quale cura si possa avere, non sappiamo niente. Allora, quando tu non sai nulla di qualche cosa, non sai nulla. Esce questo articolo invece dove si descrive l'origine del virus, che è già qualcosa che non torna, ma se non sapete nulla come fate a conoscerne l'origine, che è un passo successivo alla conoscenza del virus stesso? Beh, lo conoscono. E ci viene raccontato che l'origine del virus è arrivato tra noi attraverso una zoonosi. E ci viene spiegato qual è stata questa zoonosi. La zoonosi vuol dire la trasmissione del virus dall'animale attraverso un animale intermedio all'essere umano. Qual è la storia che ci raccontano? La storia assurda che ci raccontano. In una caverna del... Mi dicono che devo stare zitto, va bene. No, nel senso, chiedo scusa. Che dovremo mangiare. Dobbiamo mangiare, va bene. La faccio breve. Vi chiedo scusa se vi ho tolto tanto tempo. La faccio breve. La faccio breve, poi prometto che andate a mangiare. Non sto dicendo sul serio. Mi ero fatto prendere dalla zona. Chiedo scusa. Finisco la storia. Possiamo mica interromperci così. Allora, restano tutti delusi. Qual è questa storia? In una caverna in mezzo alla giungla nel sud della Cina c'erano migliaia di pipistrelli di questa dimensione. Un bel giorno uno di questi pipistrelli decide di fare un viaggio. Nonostante gli altri avessero detto no, ma dove vai? Sei piccolo, che cosa? Non hai mai visto il mondo, dice devo partire.
E questo è parte, cammina, cammina, anzi vola, 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 il ministrello fa 100, 500, 1000 km, non si ferma più, è proprio, è preso da un sacro fuoco, deve andare verso nord, deve attraversa le montagne, le vallate, i fiumi, sto ministrello minuscolo va, fino a che 1800 km più a nord, dopo un lunghissimo viaggio, incontra un pangolino. Allora, il pangolino è una specie di, una via di mezzo tra una tartaruga e un, non so, un criceto, non so manco che cosa sia, cioè uno strano personaggio, però il pipistrello sa identificarlo, insomma, perché adesso è buffo, se vedete i pipistrelli fatti a ferro di cavallo sono strani pure loro, insomma si incontrano, quello che sono detti non si sa, però insomma passano un po' di tempo insieme, dopodiché il pipistrello forse se ne torna a casa, o forse ha scoperto il mondo, quindi se ne va da altre parti, fatto stare il pangolino decide di andare al mercato del pesce. E al mercato del pesce incontra un essere umano, non si sa quale, ma non ha importanza, evidentemente era un suo amico di vecchia data, e questo essere umano infetta poi tutto il resto del mondo. Questa storia ce l'hanno raccontata, considerate a distanza di 2 anni e mezzo del pangolino non c'è traccia. Credo che Messina Denaro dovrebbe andare a lezione dal pangolino, tant'è vero che non hanno più trovato il pangolino, si sono buttati sul serpente, poi un topo, ma non hanno trovato proprio nessuno, è una specie di società segreta che non si sa. Questa storia assurda che ci hanno raccontato è, al termine di questa storia c'è una specie di postilla, che non è tanto una postilla, è proprio scritto così, in un articolo scientifico. Chiunque prova a mettere in discussione quello che noi abbiamo appena scritto è un complottista. C'è scritto così sul più importante rivista scientifica del pianeta. Io credo sia una specie di insulto alla scienza, una cosa del genere. Però fatto sta che non era stata scritta su una rivista qualsiasi dagli scienziati qualsiasi, perché la rivista The Lancet è di proprietà di una famiglia olandese, si chiamano Elsevier. Questa famiglia ha la caratteristica di essere proprietaria dell'80% di tutta la stampa scientifica mondiale. Se noi escludiamo quella indiana e cinese, che comunque hanno la loro stampa scientifica, oltre il 90% è il più grande monopolio che esiste in campo editoriale mai esistito nella storia. Allora, un ricercatore, uno scienziato, per campare ha bisogno di pubblicare, non per fare soldi, per campare, cioè per fare il suo lavoro, altrimenti se non pubblica cambia direttamente lavoro. Secondo voi quanti scienziati hanno provato a dire guardate che mi sembra una storia un po' così, fantasiosa? Nessuno, anzi uno, ma uno perché se lo poteva permettere, lo poteva fare, e gli è stato dato il vecchio rincoglionito. Nessuno l'ha fatto, e se non l'ha fatto nessuno, i giornalisti hanno detto beh, gli scienziati sono tutti d'accordo, quindi viene estragoniata la parola la scienza, tutta una parola, no? Quindi improvvisamente qualsiasi cosa dicesse la scienza, che era un monolite perché sono sempre tutti quanti d'accordo, e si andava appresso, e abbiamo incominciato a ingurgitare balle appresso a balle, ma perché noi, il nostro, sì, perché noi eravamo già indeboliti dalla paura, perché noi eravamo già stati messi a dura prova, avevamo passato tutti gli esami, avevamo accettato qualsiasi cosa fino a quel momento. Allora il punto è che bisogna iniziare a ragionare non quello che si fa adesso, ma quello che si farà tra 10 anni, 20 anni e 30 anni. Secondo, bisogna iniziare a ragionare sui meccanismi che regolano la nostra società, perché sono quelli attraverso cui si possono fare le cose, sono quelli attraverso cui fanno le cose gli altri e ce le impongono. Terzo, bisogna incominciare a fare attenzione a come parliamo, perché quello che parliamo è frutto del nostro pensiero, noi parliamo come pensiamo, e il linguaggio è l'arma più potente che esista al mondo, quella più potente mai inventata.
le parole possono cambiare il mondo. Le parole sono delle gabbie, se sono costruite bene. Sono delle gabbie, sono delle prigioni. E per favore, smettetela di usare nel vostro vocabolario le parole che ci hanno imprigionato, nemmeno per scherzo. Grazie.